hitting that stuff till you hearing that sound. Eccolo Fabietto, ritornato dalla Got League. Vediamo se Fabio ha imparato l'ordine. Non c'è un ordine. Ecco il coglione, ma loro non sanno, ma sempre così fa. Cosa pensa il papà di Fabio e di suo figlio? Meglio non pensare. Oggi dove si va? Este, provincia di Padova. 20:00, arrivati al Palasport. Quali sono le Fabio vibes? Ah, molto bello. Direi il palazzetto più bello fino ad ora in Serie B di futsal. Strutture del genere neanche in Serie B l'anno scorso, veramente tanta roba. E allora eccoci all'interno del Pala Est, una struttura bellissima, c'è da dire, come accennavamo anche prima quando siamo entrati. Oggi arriva una formazione che è penultima in questo campionato, però si sa, non ci sono partite facili. Lo sa Fabio che come arriva a questa partita, soprattutto a fronte del fatto che ieri si è stato impegnato in Got League, e come si è messo a livello fisico? Ma abbastanza bene, dai. Poi sì, come hai detto te, nessuna partita è facile, quindi è importante. Fino ad ora ancora non c'è stata una partita che veramente fin dall'inizio è stata indirizzata bene, quindi proverò anche io a dare il mio contributo nonostante la Goat sia stata ieri. Tra l'altro oggi non c'è il tuo fratellino che gioca assieme a te a futsal, Francesco Di Mauro, che è impegnato in Goat League. Ti mancherà oggi in campo, o meglio ti mancherà dalla panchina. Esatto, mi mancherà, ma faccio il tifo per lui in Goat. Tra l'altro appena finita la prima partita hanno vinto 5-4. Francesco sì, ha fatto delle parate assurde, magari ve le mostriamo ora mentre stiamo dicendo questo. Ah sì, dai, faccio il tifo anche per lui visto che la mia non è andata così bene, però anche sulla mia squadra sono fiducioso. Si sta di molto sfortunati. Però c'è quella fucina lì che spinge. Non diciamo niente, magari, chissà. Che poi oltre alla fucina ci sono pure i Muchachos e tante altre squadre che meglio non dire. Non diciamo niente, dai. Poi per ora, come detto, sono Fedele Blancos. E allora ragazzi, prima di lasciarvi al video, volevamo ringraziare lo sponsor di questo filmato, ovvero Temu. Cos'è Temu? È uno store digitale online in cui potrete veramente trovare di tutto a prezzi super. E inoltre è la prima volta che in Italia organizza il Black Friday, un'opportunità da non farvi sfuggire per trovare prodotti e oggetti incredibili ad un prezzo veramente assurdo. E sì ragazzi, infatti su Temu troverete una quantità vastissima di prodotti e di alta qualità, ed inoltre con il Black Friday avrete fino al 90% di sconto, alcuni prodotti addirittura sotto l'euro. Eh sì, quindi praticamente è quasi come non pagarli. Inoltre vi ricordiamo che su Temu potrete veramente trovare di tutto, dai piccoli e grandi elettrodomestici, accessori per la casa, smartphone, tablet, videocamere per potervi riprendere e caricare le vostre azioni sul web come abbiamo fatto anche noi, e soprattutto oggetti calcistici come maglie, palloni, anche parastinchi e attrezzi per potervi allenare al meglio. Quindi, visto anche il prezzo, un'opportunità da non farvi scappare sicuramente. E poi vogliamo dirlo, Fabio, manca ormai pochissimo alle feste, al Natale, quindi acquistare su Temu potrebbe essere l'occasione giusta per azzeccare il regalo delle vostre festività. Come potete vedere trovate palloni, guanti, maglie, porte da calcio, scalette, rete d'allenamento, che è quella che voglio provare contro di te tra l'altro, lavagnette tattiche per voi e per i vostri mister, un pallone a 2,88€, ma dove lo trovate? Veramente è un'offerta assurda. E poi andiamo a dire anche un'altra cosa, Fabio. E sì ragazzi, inoltre se entrerete su Temu attraverso il nostro link che vi lasciamo in descrizione e nel primo commento, avrete anche un pacchetto di buoni da 100€ e 90% di sconti esclusivi sui prodotti selezionati. E come se non bastasse, resi e spedizioni sono gratuiti. Io comunque non so se lo sai Fabio, ma ho già approfittato per farti qualche piccolo regalino su Temu questo Natale. E quindi ragazzi, ora non potrete più dire che nessuno ve l'ha detto di Temu. Scaricatela, andate sul sito web, navigate e fate i vostri acquisti. E allora noi adesso andiamo a leggere le domande che sono arrivate per te Fabio questa settimana. Tra l'altro hashtag domanda per chiunque ci volesse domandare qualcosa. Se non riusciamo a rispondere a tutte le domande è per una questione di tempistiche, voi continuate a farcele che noi vi risponderemo. Allora andiamo dentro con la prima domanda da parte di Emanuele Tirelli 9346, che chiede: se ti chiedessero di cambiare squadra, per esempio la Juve Futsal, ci andresti? La Juve Futsal sicuramente no. Napoli Futsal posso pensarci, il Rovigo non si tradisce. Seconda domanda da parte di Elisa Francolini, domanda comunque abbastanza importante: Fabio, la doccia la fai con le mutande o senza? E qui però c'è il nome Elisa, quindi c'è un po' di gossip. Chi è Elisa? E soprattutto rispondi a sta domanda. Le domande delle selezioni. Perché sono curiosità del pubblico e tu devi rispondere con o senza mutanda. È semplice. Senza. Oh, attenzione. Terza domanda ora da parte di Yoma Quaresma, il nostro fedelissimo, ci segue sempre. Ti ringraziamo Yoma, continua a seguirci. Ti chiede: Fabio, ora che hai superato i 100.000 iscritti, è indiscutibile che tu sia diventato un esempio a cui ispirarsi per molti dei tuoi follower. E si sa che gli idoli sono anche spesso imitati. Ma non ti senti responsabile di trasmettere un'immagine troppo vintage con la pettinatura anni 90? Potresti tenere in considerazione di crearti un nuovo look più consono per un giovane del ventunesimo secolo? Sto tenendo in considerazione, però non mi sembra così vintage come taglio. Io sono con Yoma però. Fatti la cresta, la Mare Kamsik. No, la cresta no, però consigliatemi. Allora consigliatemi. Facciamo una cosa, Yoma, aspettiamo il tuo commento, dici che taglio vuoi per Fabio Di Mauro e noi lo faremo. Noi lo faremo, quindi anche te. Cioè lo faremo su di te. Ma poi a me non ha detto che sono vintage, cioè tu c'hai la pettinatura anni 90, sembri uscito da un film di quelli di Tom Cruise con un low budget però. Andiamo ora con la quarta domanda da parte di Nico Castellari, che ti chiede: quanto ci mettete da casa vostra ad arrivare al Palasport di Rovigo? Vi allenate sempre lì o in un altro palazzetto? Vi risulta scomodo o no? Continuate così, grande Fabio. Sì, ci alleniamo sempre la Rovigo, facciamo degli allenamenti a settimana e ci metto poco più di un'ora.
un'oretta e 10. Per Rovigo questo ed altro. Ultima domanda di giornata per te, Fabio. La quinta, da Dodedo ti domanda: Fabio, pensi che il passaggio ad un'altra categoria inferiore ti abbia reso più incisivo? O che invece il maggior minutaggio e un anno di esperienza nel futsal abbiano finalmente fatto uscire fuori le tue qualità? Sì, diciamo un po' entrambe, anche perché sicuramente l'anno in Serie B mi ha dato anche più consapevolezza scendendo di categoria. Effettivamente giocandoci ho imparato diverse cose. Sì, anche perché le ultime partite al Balsa sono andate molto bene, hai fatto sempre gol, assist, insomma sei stato un fattore importante per la squadra di Mr. Velimir Andrejc. Per completare un po' la tua risposta, e con le domande abbiamo finito quest'oggi. Ultima curiosità mia, Fabio: oggi secondo te è la partita giusta per accorciare sui diretti concorrenti per la classifica capocannonieri? Ma sarà una frase fatta, però è veramente la cosa importante, la vittoria della squadra, e non deve passare come scontata. Non sono mai facili le partite, si parte sempre da 0-0, quindi speriamo prima che la partita vada bene, poi se segno meglio. Quanti gialli prende Sher, raga? Porca troia. Ne prende una partita. Quanti ne hai? Se non sta giocando. Se oggi prendi gialli. Ciao a tutti. Basta, stai rotto i coglioni. Non ti voglio più vedere. Nuova capigliatura, tra l'altro, per Ezequiel Morello e il Pocio. Una delle tante. È la partita dell'ex. È la partita dell'ex. Pasello, Morello, Pasello, Guardo, partita dell'ex. Dai, quindi oggi l'obiettivo è segnare ancora per la terza volta di fila. Dovevi rispondere, no, l'importante è che vince la squadra, poi si segno meglio. No. Invece si allora, spera. Spero di segnare, però io preferisco che faccia tanti gol il mio amico Raffaele. Che deve arrivare ai suoi 30. È a 7 gol e ne mancano 23. E spegnerò gli haters oggi. Esulterò così. Ciao Fre, ciao Fre. Ciao Fre. Comunque la partita che giocava lui non c'è. Si è tradito per andare a vedere la serata. Tra l'altro, ha fatto bene. Chi è che non lo farebbe, tra l'altro? Game on, tutto pronto, manca ormai pochissimo all'inizio di questa ottava giornata del campionato di Serie D di Futsal, girone D del Veneto. Quest'oggi i ragazzi di Mister Gonzato fanno visita a quelli di Lino Legnaghi, una partita facile sulla carta, però come diceva anche Fabio in precedenza non ci sono partite facili, lo sappiamo, e quindi c'è da dimostrarlo sul campo. La penultima posizione per i padroni di casa caratterizza comunque una chance da non perdere per il Rovigo, che è costretto a vincere soprattutto a seguito del match che ci sarà prossima settimana contro lo Yes Urkvali, lo scontro diretto, la partita dell'anno, e vediamo dunque come ci arriveranno. Per il Rovigo 34 le reti fatte, 11 quelle subite. Secondo posto ancora in classifica, secondo miglior attacco e terza miglior difesa. Dall'altra parte invece troviamo Futsal Est SME, che è riuscito a mettere a segno 13 reti, penultimo miglior attacco del campionato. Invece per quanto riguarda il reparto difensivo, 23 gol incassati, nona miglior difesa del campionato. Situazione capocannonieri invece per quanto concerne gli ospiti, troviamo Fabio con i suoi 11 gol in questo campionato, come ci mostra anche la grafica. Dalla parte opposta invece troviamo Marco Rinaldi, 4 le reti per il giocatore del Futsal Est SME, e vedremo quale sarà l'epilogo di questa sfida e se i ragazzi di Mister Gonzato riusciranno a centrare l'ottavo risultato utile di fila, la quinta soprattutto vittoria consecutiva di questo campionato. Andiamo a scoprirlo assieme. Tutto pronto al Paleste, si parte con le due compagini che stanno mettendo ora piede in campo per contendersi e battagliarsi questa ottava giornata del campionato di Serie D di Futsal, girone D del Veneto. Quest'oggi Fabio e compagni devono sicuramente provare a vincere per ottenere altri 3 punti a seguito del match decisivo di settimana prossima contro lo Yes Urkvali. Vediamo due le distanze che separano la capolista dalla seconda in classifica, invece 16 i punti che separano la squadra di Mister Mauro Gonzato da quella di Lino Lignaghi. Sicuramente il Futsal SM non ha fatto un gran campionato, almeno fino ad ora solamente 3 i punti ottenuti nell'ultimo match, 5-1 esterno contro il Saldo Texantano, una sconfitta che fa male, da cui ripartire quest'oggi. Intanto vediamo le formazioni. Per i padroni di casa troviamo Vassallo in porta, difeso da Romano, laterale destro Travaglia, a sinistra Rinaldo e come pivot Medea. Dalla parte opposta invece per il Rovigo troviamo Pasello in porta, difeso da Morello, laterale destro Fabio Di Mauro, a sinistra Mariotto e come pivot Garofalo. Ormai è tutto pronto, si attende solamente il fischio del direttore di gara che sancirà l'inizio di questa ottava giornata del campionato di Serie D di Futsal, che parte ora con lo scarico all'indietro di Raffaele Garofalo direzione Morello. Sempre il Pocio che va da Fabio Di Mauro, che tocca la prima sfera della sua giornata, cerca una soluzione, torna sempre da Ezequiel Morello, finta di passaggio con la suola, poi cerca una soluzione alternativa, la trova in Mariotto che scodella benissimo per Fabio, che la mette giù. Di Mauro, Vassallo, che parata con la faccia, ma bella tutta la trama di gioco, ottima la palla di Ayrton Mariotto. Fabio la domestica alla perfezione e poi il suo mancino si va a scaraventare contro la parte destra del visone del portiere, nonché capitano per la sua squadra. Ma siamo già dalla parte opposta con Idea che imbuca dentro Travaglia. Pasello si fa trovare presente nel suo primo intervento di giornata. Ezequiel Morello, Di Mauro cerca di tornare dal 14 ma capisce tutto l'11 dell'altra squadra. Rinaldo prova a ripartire, Rinaldo fino in fondo, Pasello ancora una volta presente, Fabio chiede scusa, ma siamo ancora 0-0. Riparte il Rovigo con Ayrton Mariotto che cerca un'opzione, la trova lì accanto dove c'è Ezequiel Morello, poi l'8 va in profondità, il Pocio invece va a destra da Fabio Di Mauro che va a servire Mariotto che torna dal 9. Di Mauro
Mauro! Meno di 2 minuti di gioco sono serviti al capocannoniere dell'Orovigo per trovare la sua 12esima gioia in questo campionato. 7 volte su 8 l'ha sbloccata lui. E quella volta in cui non ci è riuscito ha propiziato l'assist. Ma rivediamo qui la giocata. Bravissimo anche Morello ad attendere i tempi di inserimento di Mariotto. Poi l'1-2 tra l'8 e il 9, tanta roba. Il tiro con la punta, il primo in questo modo. Non ci aveva abituato a conclusioni di questo genere, soprattutto provenendo dal mondo del calcio a 11. Ma ora forse è qualcosa a cui ci abitueremo. Vediamo intanto Vassallo che stava andando dalla parte destra, ma il tiro ha eluso anche un suo ipotetico intervento. Ma siamo già in diretta con Romano che va dentro per Medea, che trova lo spazio sotto le gambe di Morello. Poi ottimo l'intervento di Garofalo in ripiego difensivo su Rinaldo. Riparte poi il Pocio che mette una palletta mica male per Mariotto. Proprio il giocatore con l'8 che va da Garofalo dentro per Di Mauro. Che parata di Vassallo! Incredibile come è riuscito a neutralizzare l'ipotetico 2-0 del Rovigo. Rivediamo quello che è accaduto dal replay. Ottimo il lavoro di Garofalo, la sponda, poi con l'esterno del piede sinistro calcia Fabio, con l'avambraccio sinistro invece neutralizza così il bomber del Rovigo, il capitano con la 17. Ma riparte dalla parte opposta Medea che cerca l'imbucata, un malinteso. Allora Garofalo capisce tutto, calcia! Palla a lato, ma c'è stata deviazione, sarà calcio d'angolo. Chiama lo schema Ayrton Mariotto che va da Ezequiel Morello. Il velo dell'8 per Fabio che va proprio da Mariotto. Il suo calcio però viene oscurato dalla difesa avversaria. La palla è ancora viva però e Fabio ancora una volta per poco non riesce a trovare la doppietta. È partito col botto Fabio Di Mauro che vuole fare forse più gol possibili. Ma seguiamo il gran lavoro di Medea che si era girato Morello ma non ha trovato lo specchio della porta. Bellissimo il gesto tecnico però del giocatore con la 10. Fabio invece dalla parte opposta in buca per Garofalo che scappa via sul Romano. Lo mette giù il giocatore con la 4. Sarà calcio di punizione. Ora Gonzato chiama uno schema, lo dice a Fabio che lo dice a sua volta ai suoi. Poi calcia! Alta! Altissima la conclusione di Fabio Di Mauro che per poco non trova la sua seconda marcatura. Pare quasi una costante in questi primi minuti. Pasello sicuro su Medea, spazza e allontana il più possibile. Di Mauro dentro per Mariotto, ancora Fabio Di Mauro, mette al centro. Garofalo non riesce ad arrivarci perché la sua conclusione è sporcata da un giocatore avversario. Morello, Di Mauro, Garofalo e poi ancora una volta Vassallo. Provvidenziale però Medea. Va al centro il Pocio a cercare Sherwood, il tiro rimpallato, Sherwood! 2-0! Firmato Ayman Sherwood. Da quando si è sbloccato dopo Arzergrande non si ferma più il fiuto del gol, una costante per il giocatore classe 2000 che è riuscito così a mettere a segno la seconda rete per la sua squadra. Rivediamo il replay, uno sfortunato rimpallo e poi con il destro sotto l'incrocio rende nulla possibile al capitano nonché portiere del Futsal Est SM Vassallo. Intanto solito cambio, fuori ora Fabio Di Mauro al suo posto, dentro Loato. Buona la prestazione del giocatore con la 9 dell'Orovigo. Ma seguiamo il Pocio Morello che va da Sherwood che punta secco Lunardo, lo fa fuori, poi pensa alla conclusione, la carica Sherwood. Vassallo con la punta delle dita sventa la minaccia rifugiandosi in calcio d'angolo. Loato dentro per Ezequiel Morello, il tiro ancora una volta Vassallo e poi Manuel Medea prima di Loato. Poi Sherwood si va a riprendere una palla con decisione su Rinaldo. Riparte sempre con l'assistenza di Loato che torna dal 7 con la punta del piede sinistro. Ancora una volta ci mette una pezza Vassallo. Poi ancora Morello e questa volta una pezza sicuramente non ce la poteva mettere il 17 del Futsal Est SME. Ma vediamo la sfortuna. Ha voluto che il giocatore veneto-argentino non trovasse ancora una volta la rete. Sarebbe stata la sua quarta in questa stagione. Solo palo interno. Chinaglia cerca di superare Travaglia, non ce la fa. Poi tocca lo stesso il pallone in direzione Sherwood. Doppietta per Ayman Sherwood, non l'aveva mai trovata in questo campionato. La trova ora con il suo quinto sigillo stagionale. Un po' di marasma generale lì di dietro. Anche un Manuel Medea che non riesce ad allontanare la sfera. Il destro ad incrociare è una sentenza per Vassallo che nulla può contro il giocatore con la 7 dell'Orovigo. Ora è triplo vantaggio quando mancano 3 minuti e mezzo allo scadere di questo primo tempo. Filtrante di Loato che va da Chinaia che torna dal 4. Vassallo che parate in spaccate. Poi Belluco allontana i pericoli. Va da Manuel Medea, ma Guaraldo si va a riprendere un altro pallone e lo gioca con Loato che torna sempre dal 3. Da questi a Chinaia che scodella al centro per il numero 4, il pallonetto e poi la parata incredibile di Vassallo con la punta delle dita, ma dalla parte opposta Marco Medea, il suo sinistro, la conclusione viene parata da Pasello, la palla era anche passata sotto le gambe di Guaraldo, Guaraldo che va a innescare Garofalo e ora tantissime azioni sia da una parte e dall'altra. Ha rischiato l'autorete Marco Medea, ma è riuscito a salvare la squadra da una circostanza pericolosissima. Intanto Garofalo, il destro, palla a lato, vicino anche al gol.
Idol, Raffaele Garofalo. Cerca di trovarlo anche Brancaleon. Adesso allontana la minaccia alla retroguardia avversaria e si conclude così il primo tempo. 3-0 in favore degli ospiti. Vediamo se la squadra di Mister Gonzato riuscirà a fissare il punteggio anche nella ripresa, a portare a casa questi altri 3 punti. Dunque eccoci al termine dei primi 30 minuti di gioco. Il punteggio al Palaeste dice 3-0 in favore della squadra di Mister Gonzato. Il Lorovigo quest'oggi è sceso con le idee ben chiare in campo, ha aperto le danze grazie alla 12ª marcatura di Fabio in questa stagione, tanto per cambiare. Dopodiché Sherwood prima ha raddoppiato e poi dopo ha trovato la rete del momentaneo 3-0, risultato che sembra rispecchiare quelli che comunque sono i valori delle due compagini in campo. Non ci sono poi altre cose da segnalare in questo primo tempo. Vediamo come si comporteranno Fabio e compagni nella ripresa, perché c'è tutto un secondo tempo da giocare. Forse questa è la partita giusta anche per provare a salire in classifica marcatori. Lo sa bene il numero 9 del Lorovigo, che ha cercato più di una rete, non ci è riuscito, ha giocato solo un quarto d'ora, e vediamo se riuscirà a trovare il secondo gol, una rete, quella del secondo tempo, che non arriva da ben 3 partite. Quindi vediamo quale sarà l'epilogo e andiamo a scoprirlo assieme. E con le due formazioni scese nuovamente in campo sul parquet del Palaeste, vediamo il benvenuto in questo secondo tempo. Vediamo se i ragazzi di Mister Gonzato riusciranno a chiudere definitivamente la pratica ed archiviare altri 3 punti. Intanto c'è lo scarico all'indietro da parte di Marco Medea a sancire l'inizio di questi secondi 30 minuti di gioco. Garofalo allarga dentro per Guaraldo, che cerca di sfidare un po' tutti, poi si va a riprendere la palla sempre Medea, fallo su di lui. Si avvicina il direttore di gara, che estrae il cartellino giallo, il primo di questa partita. Forse qualche parola di troppo da parte di Guaraldo. Si riparte, Rinaldo tocca dentro per Romano, da questi a Travaglia, il 13 torna dal numero 4 che sfida e supera Garofalo, poi va a pescare in verticale Marco Medea, che imbuca per Travaglia, che prova a girarsi il destro, Pise monumentale, poi attenzione ancora Rinaldo, fa fuori Mariotto. Rinaldo, arriva il gol che forse riapre la partita, quello di Marco Rinaldo. Lo dicevamo nel pregare, attenzione al numero 11 del futsal STSM, il giocatore più pericoloso, un fattore per la sua squadra, nonché capocannoniere. Ora ha trovato anche la 5ª rete in questa stagione. Bella la parata di Pise sul destro di Travaglia, altrettanto bella la giocata da parte di Marco Rinaldo, che mette a sedere non uno qualunque, bensì Ayrton Mariotto, come rivediamo dai 2 replay che ci fornisce la nostra regia. E poi Pasello non può veramente nulla, aveva chiuso bene lo specchio della porta. Non abbastanza però per l'11, ma riparte dalla parte opposta Guaraldo. Il Lorovigo vuole farne un altro. Garofalo non è dello stesso parere in questa occasione, non riesce a trovare l'appuntamento con il gol. Mariotto chiama ora in causa Mirko Pasello, poi si propone in avanti. Allora l'uno cerca di andarlo a pescare con questa gran palla, ammortizza col petto Mariotto, dentro Garofalo, Raffaele Garofalo, 6° centro in campionato per il vice capocannoniere dell'Orovigo, ma ennesimo assist da parte dell'otto, che sta diventando un fattore in questo settore, ovvero quello dell'assist man. Rivediamo quello che è accaduto dal replay. Bellissima la palla anche di Mirko Pasello, poi Ayrton Mariotto la mette giù come meglio può, e per Garofalo è un gioco da ragazzi da quella distanza, infilare per l'ennesima volta Vassallo, per la 4ª in questo caso. Prova a girarsi ancora Garofalo, che ora si porta a casa anche un calcio di punizione, genera anche la prima ammonizione per gli avversari, quelle danni di Romano. Sul punto di battuta troviamo Brancaleon, lo specialista, il 13 carica il destro, parata incredibile di Rinaldo, e poi Guaraldo sul fondo. Marco Medea indica una soluzione di gioco che non c'è, allora fa tutto da solo e lo fa benissimo, da questi a Romano. Il 4 cerca una soluzione, la trova sempre nell'assistenza per il 10, che carica il mancino a metà tra un tiro in cross e quello di Marco Medea. Non impensierisce gli avversari. Adesso Garofalo sguscia via, la mette al centro, provvidenziale Rinaldo, che salva sulla linea di porta un pallone che non sarebbe entrato, ma c'era un ben appostato Brancaleon che avrebbe potuto fare male. Mariotto alza un pallone interessante, direzione Garofalo, il destro strozza un po' il tiro, qui avrebbe potuto fare la doppietta personale Raffaele Garofalo, non c'è riuscito, ma c'è calcio di punizione. Si presenta nuovamente Brancaleon, che va al destro, la sua conclusione è a lato. Vassallo osserva la sfera uscire alla sua destra, entra ora Fabio Di Mauro dopo 14 minuti di gioco, sempre al posto di Luca Brancaleon. Ottimo il guizzo dalla parte opposta di Lunardo, il suo sinistro è troppo centrale per Pasello, che para così. Mariotto va proprio da Fabio Di Mauro, che sguscia via Di Mauro, ancora una volta Vassallo a dirgli di no per la doppietta. Finta di corpo di Fabio, che poi va da Guaraldo, da questi a Mariotto. Di fronte a sé c'è la boa, Garofalo che prende posizione, scarica l'indietro per Fabio, la parata incredibile di Vassallo, ma la sfera è buona, Garofalo, e arriva la rete di Raffaele Garofalo, che porta più 4 il vantaggio per gli ospiti con il suo 9° centro in questa stagione, a meno 1 dalla doppia cifra anche lui, e poi la dedica in tribuna. Ma rivediamo quello che è accaduto dal replay. Ottimo il lavoro di posizionamento di Raffaele Garofalo, il tiro con la punta del piede destro di Fabio viene neutralizzato così dal capitano del futsal STSM, una parata
incredibile e assurda. Poi arriva Garofalo per il gol da tap-in, non facile, bisogna sempre farlo, lui l'ha fatto. E ora il punteggio è ben chiaro quando mancano 12 minuti al termine di questa sfida. Ma seguiamo l'1v1 di Fabio Corinaldo, lo punta il 9 del Rovigo, poi decide di tornare all'indietro dal Pocio, che va a pescare tra le linee ancora Fabio, si oppone Manuel Medea, che riesce a interrompere il tiro di Fabio sul nascere. Ezechiel Morello, Fabio, torna sempre dal Pocio, si propone ora anche Sherrud, bello lo stop orientato, è 2 contro 1, Sherrud preferisce mettersi in proprio e calciare, Fabio tutto solo al centro che forse avrebbe potuto impattare il pallone. Ancora Sherrud che sbaglia il passaggio, capisce tutto Manuel Medea che va da Rinaldo, si porta la palla sul sinistro, mette al centro, Manuel Medea non riesce ad attaccare bene il secondo palo. Ed ora siamo dalla parte opposta con Morello, ancora la risposta del capitano del Futsal Est, ma ripulisce ancora Ezechiel, che palla col tunnel per Sherrud! E ora è 6-1, risultato tennistico per il Rovigo, tripletta per Ayman Sherrud, ma che palla messo ancora una volta Ezechiel Morello, coi tempi giusti il tunnel ai danni dell'avversario, vediamo bene di chi si tratta, di Romano. Bella la palla, veramente d'alta scuola, e poi l'incrocio è perfetto per Ayman Sherrud, che riesce a pescare quella porzione di porta che non può di certo occupare neanche un super vassallo quest'oggi. Ed ora Fabio rinviene su Manuel Medea, gli ringhia addosso e si va a riprendere il possesso per il Rovigo. Ezechiel Morello va da Fabio Di Mauro, che la mette giù, il dribbling secco su Manuel Medea, e ora era 2 contro 1 per il Rovigo. Si avvicina il direttore di gara, mano nel taschino, cartellino rosso! Cartellino rosso per Manuel Medea, sconcertato dalla scelta del direttore di gara quando siamo sul 6-1. Sicuramente un fallo che ha interrotto un'azione pericolosa e promettente, come rivediamo anche ora dal replay. Però c'era un Belluco che stava rinvenendo difensivamente parlando per coprire la propria porta. Per onestà sportiva c'è da dire che il giallo sarebbe stato più corretto che il rosso. Adesso comunque superiorità numerica per i prossimi 2 minuti di gioco, a meno che non riesca a segnare una rete la squadra di Mister Gonzato, che ora sta escogitando il piano giusto e prova a trovarlo con Pasello. Attenzione, clamoroso, vicinissimo alla rete Mirko Pasello in questo caso. Ma riparte Danny Fabio, che va da Morello, da questi a Pasello, Sherrud dentro Fabio, ancora una volta il 17 del Futsal Est SM a dire di no. Morello dentro, la palla per Pasello, poi Sherrud, la mischia, cerca di allontanare Lunardo, che poi prova a ripartire con Travaglia e fa respirare i suoi. Il Pocio allarga il gioco, direzione Pise, che torna dal 14, che va ancora dall'1, dunque il giocatore veneto-argentino va dal terzo uomo, Fabio Di Mauro che carica il sinistro, la palla è respinta da Vassallo, poi Fabio dentro per Sherrud, che trova la quarta rete di giornata. Mai nessun giocatore del Rovigo era riuscito a mettere a segno 4 reti in una singola partita, ce l'ha fatta Ayman Sherrud dopo un digiuno lunghissimo, ora davvero insaziabile. Rivediamo il sinistro di Fabio contenuto da Vassallo, e poi il destro, un tiro cross, quello di Danny Fabio, perfetto sul secondo palo, dove si avventa l'avvoltoio di giornata, nonché Ayman Sherrud che fissa il punteggio sul 7-1 quando mancano ormai 4 minuti o poco meno allo scadere di questo match. La palla dentro, Fabio per poco non devia, arriva l'altro Fabio, Di Mauro dentro per Danny, che non riesce a inquadrare lo specchio della porta, e arriva anche l'ammonizione per Rinaldo, qualche parola di troppo, ci può stare un po' di nervosismo, è legittimo in una partita come questa. Seguiamo Morello che va da Fabio, bello il dribbling del 9 che ora cerca una soluzione, slalomeggia, arriva Medea a contenerlo, dunque Loato scarica per Morello, la sua là su Medea, carica il destro a lato, ma c'è stata deviazione. Lunardo, finta verticale direzione Marco Medea, ma Danny Fabio riconquista un pallone sanguinolento per gli avversari e manda vis-à-vis con Buttarello Di Mauro. Di Mauro per la doppietta, gli sbarra la porta in faccia. Il 12 del Futsal SME è impedire l'8-1 per gli ospiti. Fabio Di Mauro su calcio d'angolo, bello il dialogo con Loato che poi suola, cerca un'altra soluzione, la trova in Danny Fabio che ora conduce, cerca lo spazio per il tiro, lo trova sul sinistro, la deviazione, la palla è lì, Buttarello smanaccia via da pallavolista, e poi se la cavano sempre i padroni di casa con la classica collaborazione di Rinaldo, e poi toglie le castagne dal fuoco Lunardo, e si conclude così il match 7-1 per gli ospiti. Una partita praticamente mai in discussione, incanalata nel verso giusto, e per arrivare nel migliore dei modi nella partita valevole il primo posto, come vediamo anche dalla classifica, meno 2 dalla capolista. E venerdì prossimo forse si deciderà un campionato, vediamo che bel clima arieggia in quel di Rovigo. Noi adesso andiamo a sentire il man of the match, Ayman Sherrud, e poi interviste finali. Dunque eccoci nel post partita con l'ospite d'onore, quest'oggi man of the match con 4 reti. Ti sei tenuto dentro tutto quello che hai cacciato fuori stasera, possiamo dirlo?
Sì, è stato un inizio di stagione un po' difficile, ero ossessionato un po' dal gol, diciamo. Siccome nelle prime tre giornate non l'avevo ancora trovato. Poi finalmente sono arrivati pian piano e adesso tutto d'un colpo. Eh sì, diciamo un plus importante sicuramente alla rete che ha fatto Arzergrande, che ha poi dato il via a tutta una serie di gol e pare che proprio Emen Cherroud non si voglia più fermare. Qual è il suo obiettivo? L'obiettivo del Rovigo. Lo chiedo un po' a tutti, lo chiedo anche a te. Ah, il mio obiettivo è quello di arrivare a fare 30 gol come Garofalo. Sì, punto a quello. Invece l'obiettivo del Rovigo è quello ovviamente di vincere il campionato. Tra l'altro prossima settimana arriva lo Yes Work Valley, la partita più difficile della stagione. Come ci arrivate? Secondo te la prestazione di oggi è di buon auspicio per il prossimo match? Allora, secondo me la partita di oggi è stata un attimo confusionaria, però c'è il lato positivo che abbiamo trovato tanti gol sotto porta e questa cosa ci dà molto fiducia e quindi arriviamo determinati per il prossimo incontro. Abbiamo trovato o hai trovato oggi? Ho trovato. Quindi non è Emen Cherroud che ne farà quanti allo Yes Work Valley? Ah, il più possibile, vale. Con quella di stasera, tra l'altro, 7 gol per Emen Cherroud. Come ti stai trovando con la squadra? Sappiamo che è anche il tuo primo anno a Rovigo, quindi forse anche da questo derivano le prime difficoltà. Anche perché l'anno scorso, ricordiamolo per chi non lo sapesse, eri a Laposa. Sì, esatto. Anche te come Fabio, dalla B alla D. Mm-hmm. Sì, con la squadra mi sto trovando molto bene, è un gruppo molto unito e con tutti i ragazzi mi sto trovando molto bene. Passare da un campionato così dovevo un attimo adattarmi all'inizio. Poi pian piano, anche con il primo gol arrivato con Arzagrande, mi ha dato fiducia. Eccoci dunque nel post partita di Futsal Est SME Rovigo. Il punteggio finale dice 7-1 per gli ospiti, una partita che possiamo definire facile. Non avete riscontrato grosse difficoltà, l'hai sbloccata tu grazie al tuo 12° centro in questa stagione. Poi dopo però un po' poco frizzante, un Fabio molto opaco rispetto al solito. Come l'hai vista dal campo? Cos'è che non è andata? Il risultato comunque pensi possa essere un buon bigliettino da visita in seguito al prossimo match contro lo Yes Work Valley, i primi in classifica? Ma è che cioè, dopo che la partita si mette in modo facile è anche difficile buttarsi in avanti, cercare di fare altri gol. Diciamo che ci andava bene così, la partita è andata come doveva andare. Sì, poi speriamo che vada bene anche quella con il Valley, che è molto più importante rispetto a questa da vincere. Un gol per te oggi, avresti voluto fare qualche gol in più? Fare qualche gol in più fa sempre piacere, però diciamo meglio conservarseli per il futuro, per le partite più importanti, diciamo, quando ancora sono da sbloccare e in fasi difficili della partita. Tra l'altro giovedì prossimo vedremo anche dal vivo il capocannoniere del campionato, Samba, uno dei giocatori più forti di questa stagione. Ci spengono le luci, parte 2. Come pensi che sarà il duello con lui tra i due capocannonieri delle due squadre? Ah, sinceramente non lo conosco, solo che ha fatto tanti gol. Vedremo dal vivo come sarà, sono curioso di vedere sia loro che lui. E allora ragazzi, noi vi ringraziamo per aver visto il video fino a questo punto. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, commentare, condividere il video dappertutto. E qualcos'altro da aggiungere, Fabio? Niente. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough now.